dal fronte antilobotomizzazione, fronte romano riscatto popolare. E eccoci qua a fare l'ennesimo video contro questo sistema chiaramente corrotto, chiaramente falso, chiaramente ipocrita, chiaramente asservito, chiaramente vergognoso, che ormai insomma è riuscito a ridurre un paese e soprattutto è riuscito nel suo esperimento, che è quello di lobotomizzare appunto i cervelli degli italiani, dove un grande numero di persone, per gli italiani è un grande raggiungimento sociale anche quando entrare in un negozio e dire buongiorno e buonasera, che uno dice Madonna, che cosa minima in confronto ai problemi, no? Perché tutto parte sempre dalle basi. Allora, volevo un attimo mandare un messaggio, sempre se non ci fa fucilare in piazza, perché visto che lei ama molto andare a guardare i profili e che, come dicono loro, inneggiano determinate dittature, però ovviamente queste dittature a cui si inneggia e che scandalizza non sono mai, quando sono dittature comuniste che hanno fatto 100 milioni di morti, non creano mai lo stesso tipo di risentimento e di reazione così scandalizzata. Stranamente, guardate, questa è tutta l'ipocrisia su cui si fonda questo paese, perché è chiaro che, insomma, se uno vuole fare l'oltranzista e vuole, come si dice, condannare tutte le dittature in modo ferreo, cioè vuole condannare, scusate, le dittature in modo ferreo, lo deve fare su tutte, ma in Italia, appena si parla dei crimini comunisti, cominciano a tirare fuori tutte situazioni, a girarci intorno, cominciano a scegliersi la parte migliore del comunismo che si vogliono scegliere, quindi qualcun altro si potrebbe scegliere la parte migliore di altre cose, no? Quindi o si ha un metro di giudizio oppure no. E senza che devo citare tutte quelle persone che ancora oggi, quando si commemorano certi morti, continuano a fare le contromanifestazioni, perché insomma, vedi, solamente certe persone fanno queste cose, perché dall'altra parte chiunque ha un minimo di cervello ti insegna che le morti, una volta che sono morte, vanno rispettate e ognuno, insomma, può avere i propri momenti di raccoglimento per ricordare o comunque per commemorare delle morti. Ok? È molto facile, eh? Sono sempre gli stessi, eh. Allora, volevo oggi parlare penso, di uno dei punti più bassi della politica italiana, che è la presidente della Camera, Laura, buonista, ipocrita, Boldrini. Sapete, quella che praticamente ama sempre parlare a favore dei Rom, perché ovviamente lei non è che, lei vivendo nei suoi privilegi, non è che prende la metro e viene borseggiata da determinati soggetti, che sono sempre gli stessi, non sono marchigiani, non so, poi qualora fossero sempre i marchigiani, noi l'avremmo detto contro i marchigiani, è facile. Allora, siccome questi personaggi si approfittano del buonismo patologico di una grande fetta di italiani che per la paura, per i fantasmi che vedono loro, per la paura di sembrare o di passare da razzisti, e praticamente arrivano a difendere realtà che nel territorio nazionale da 40 anni hanno sempre solo commesso atti criminali, a cui noi diamo acqua e luce gratuita. Quindi questa è l'umiliazione poi verso i cittadini onesti, che possono essere anche stranieri, magari che si comportano bene e che comunque vengono appunto umiliati dallo Stato, che fornisce servizi gratuiti a chi delinque e invece li fa pagare in maniera molto salata a chi comunque tendenzialmente sulla carta si comporta bene. Allora, l'ennesima perla, no, di questo personaggio ridicolo, ridicolo. Poi insomma, che facciamo? Facciamo le indagini se uno dice esprime il pensiero? Ma come, lo siamo in democrazia? Perché la Boldrini è una dittatrice comunista mascherata, mascherata da buona, mascherata da finta democratica. Però, vedete, guarda caso, i sistemi sono sempre gli stessi. Allora, l'altro giorno si è espressa su una delle opere, a livello d'architettura, anche a livello di costruzione, che è un gioiello, no, dello Stato italiano, anche se se ne è dimenticato, che è il complesso del Foro Italico. Allora facciamo delle piccole, perché siccome noi ci abbiamo manifestato contro il decreto del Foro Italico, facendo notare l'ennesima ipocrisia di questo paese, che utilizza quel complesso per le partite di calcio, per il tennis, per il nuoto, per fare gli spot anche della team, no? Però nessuno si impegna per
per combatterne il degrado che sta distruggendo tutta la pavimentazione a mosaico, tutte le statue dello Stadio dei Marmi. Allora, in quel sito dove è sorto il Foro Italico, tutto il complesso, era un sito soggetto alle piene del Tevere, era una zona paludosa, e quindi furono innalzati gli argini e fu bonificato tutto quanto per creare questa, diciamo, città dello sport. Con delle costruzioni di altissimo valore, perché appunto sono tutte costruite a quell'epoca con criteri antisismici, con le distanze all'interno del muro ci sono delle molle proprio per antisismiche che, qualora ci fosse un evento brutto come il terremoto, come si dice, i palazzi e le strutture si muovono e non crollano. Lo stadio del nuoto, lo stadio del tennis, la caserma, la palestra della scherma. Tutta la pavimentazione a mosaico costruita dalla scuola mosaicista dell'epoca, che era la più premiata, e quindi è un gioiello utilizzato, ma lasciato nell'abbandono. Quindi, che fa il presidente della Camera? Invece di dire che è una vergogna, che è un patrimonio storico nazionale, come il Foro Italico, che è utilizzato tutti i giorni, quindi in maniera ipocrita, viene lasciato al degrado più totale sotto gli occhi di tutti, lei che fa? Dice che bisogna cancellare la scritta. Che insomma evoca appunto chi uno delle persone che ha voluto appunto questo complesso, che è stata una grande realizzazione, perché lì c'era la palude. Allora c'è il marmo contro la palude. Allora, che cosa succede? Lei, per fare la sua battaglia, no? Velatamente si permette solo di parlare di queste cose. Quindi pensate quanto in realtà ricopre un ruolo che non merita, perché è come se io allora dico, no, per lo stesso, a parte che se dovessimo comunque levare tutte le cose, le testimonianze di quella legislazione che ha legiferato molto verso il basso nell'avanzamento delle classi sociali con lo stato sociale e tante cose, no, di cui molto tante persone godono, però poi fanno quelle contro a priori, allora io dico anche tutti gli artisti, no, che attaccano sempre quel periodo a priori, no, perché poi si possono parlare di argomenti dei periodi, ci sono cose giuste e cose sbagliate, no, altrimenti si è assolutisti e pensiero unico, cosa che sono loro, nonostante dicono che sono aperti. Allora, dico, ma gli artisti perché non rinunciano ai diritti della SIAE? Come mai? Mannaggia, quelli li prendete, quelli non sono contro. Allora, per tornare al discorso di prima, quindi, allora, diciamo, nell'antica Roma c'erano delle politiche che possono essere discutibili, no? Perché magari, che ne so, c'erano ancora gli schiavi addirittura, no? Ai giorni d'oggi è normale che, insomma, la schiavitù non è una cosa positiva. Quindi allora, siccome nell'antica Roma c'erano gli schiavi, quando è stato costruito il Colosseo, che facciamo? Buttiamo giù il Colosseo? Astronascente della... Perché poi la cosa più grave non è che questi personaggi ridicoli, no? Vergognosi parlano, è che c'hanno chi li sostiene, perché se tu vai sulle loro pagine ci sono gli italioti buonisti, quelli che ancora danno i soldi sulla metro a quelli che mandano i bambini invece che a scuola lì a essere sfruttati, poi c'hanno una macchina da 40.000 euro, però no, loro gli danno ancora i soldi perché gli italiani devono essere buoni loro, no? Poi vai su queste pagine e c'è gente che la difende a questo personaggio qui. E sono spesso anche le stesse persone che subiscono poi tutte le magagne e le lacune di questo sistema, perché il concetto è sempre lo stesso, nessuno ce l'ha con nessuno. Ma questo Stato è il primo ad essere latitante, perché questo Stato permette a moltissime persone di venire qui percependo di poter fare quello che vogliono. Perché lo Stato italiano, prima di far entrare persone in Italia, dovrebbe risolvere i suoi problemi. Perché lo Stato italiano, prima di tutti l'immigrazione, tutti gli altri discorsi, non è capace a far rispettare le regole, soprattutto anche a tutti gli italiani. Quindi questo crea solamente il disagio, non per loro. Voi continuate a dire: ma sì, brava Laura, stai facendo bene per il buonismo del paese, Laura. Tanto lei sta con 20.000 euro nel lusso, nel privilegio, e quando va a visitare le stazioni gliele puliscono tutte, cari idioti, rincoglioniti, lobotomizzati, buonisti. E tutti i disagi li subisce il popolo. In tutti i paesi questo sarebbe un concetto normale. In Italia, dove la gente va a fare la fila al centro commerciale per vedere i complessi degli artisti, dove la gente si suicida, però ci sono le giornate della memoria, facendoci sentire in colpa a noi per cose di cui non c'entriamo niente.
Continuate a guardare la televisione che vi fa pensare a essere VIP e divi, a stare con le vostre bocche a culo e a pensare solamente alla superficialità, solo a quello, ok? Nel frattempo, chi vi dà un paese di merda vive nel privilegio e voi avete e avrete sempre tutti i disagi. Quindi, fate la fine, invece di parlare del fuori italico, sciacquatevi la bocca. Cronache dal fronte antilobotomizzazione, che fate? Ci fate fucilare tutti?